Questa mattina ho testato una colazione un po' più articolata. E che cosa andiamo a testare? Sempre col sensore della glicemia, due fette di pane da toast integrale, due uova e due fette di prosciutto con un filino di olio e una spremuta di arancio di tre arance. Vediamo che cosa è successo alla mia glicemia. Dopo un'ora aver fatto quel tipo di colazione, la mia glicemia ha avuto un leggero aumento fino a 109, dopodiché in questo momento, dopo un'ora, stiamo già ridiscendendo sotto i 100, quindi per il momento direi molto bene. Vediamo tra un'ora. 2 ore dopo la mia glicemia in questo momento è 103. Allora, ha avuto una curva glicemica nelle 2 ore un po' particolare, perché non è mai arrivata a dei picchi molto elevati, perché è arrivata al massimo a 109 di glicemia, poi è ridiscesa anche un po' sotto il valore attuale, perché è scesa intorno agli 84 e ora sta risalendo fino a 103. Direi che il test è andato molto bene, la glicemia è rimasta molto stabile, anche se ho fatto una buona colazione e ho mangiato di più. Anche rispetto al solo, ad esempio, spremuto d'arancio che magari una persona potrebbe bere, in realtà, abbinando appunto una colazione più completa, la spremuta d'arancio non ha avuto effetti sul picco della glicemia. In realtà, una cosa che si nota e si nota nella pratica clinica è che aggiungendo l'abbinamento proteico o anche un tenore di grassi come io ho aggiunto in questa colazione, cosa succede? I carboidrati ingeriti perché sono all'interno del pasto, come le due fette di pane che erano nella mia colazione e la spremuta d'arancio di tre arance senza fibra, cosa succede? La glicemia comunque tenderà a salire, ma verrà mitigata dall'aumento di proteine e grassi e verrà dilatato un po' più avanti, comunque l'assorbimento e l'entrata nel circolo ematico del glucosio. Quindi in realtà il glucosio comunque viene assorbito, lo zucchero che era nella colazione, ma viene spostato più avanti. Questo dà un ottimo risultato in termini di controllo dei picchi, perché il più picchi noi abbiamo nella nostra giornata, meno sarà salutistica questo tipo di pratica, soprattutto nel lungo periodo è correlato a molte malattie metaboliche. Oggi, in tanti altri video, vi ho spiegato l'importanza di questa cosa e anche la letteratura scientifica di riferimento. Mi raccomando, se ti interessa che io faccia altri esperimenti, scrivilo nei commenti. Valuterò appunto di fare questo tipo di esperimenti ancora e poi vedremo cosa succede alla mia glicemia, anche perché io stesso da questi esperimenti imparo e quindi direi che è molto interessante. Ciao e al prossimo video.